Noi due siamo amici, vero Lambert? Certo, Bio. So che finora siamo sempre stati amici. Anche Robespierre lo sa. Corro grandi rischi venendo a casa tua. Diavolo. Grandi rischi. Sei un incosciente, Lambert. Eppure ti sei accorto che Robespierre ti fa sorvegliare. E dalla sua polizia. Quei due imbecilli per strada non sono pericolosi. Credimi. Non è un gioco. Robespierre vuole la tua testa. E pochi osano resistergli. A cominciare da me. Cosa sei venuto a dirmi? Dai, parla. Come hai detto, siamo amici. Puoi dirmi tutto. Ho controfirmato l'ordine d'arresto di Thérèse Cabarrus. L'hanno presa ieri in cella d'isolamento. Hai fatto questo? Razza di vigliacco, ma come hai potuto? E dici di essere mio amico? Lambert, rifiutare una firma a Robespierre equivale a una condanna. Dovresti essere in grado di capirlo. Anch'io ho ceduto a Robespierre, ma non ho mai tradito un amico. In che mondo credi di vivere? È il terrore. I figli denunciano i padri, le mogli e i mariti. C'è chi si vende i parenti, i fratelli. Però io ho solo firmato. Solo firmato, Lambert. Attraverso lei vuol colpire te. Sa bene di non poterti accusare direttamente. Hai lasciato Bordeaux per difenderti di persona. Ti accusano di indulgenza. Per Robespierre l'indulgenza va punita con la morte. Devo vederla. Lui odia Thérèse perché è una donna. E odia te perché ti crede debole con lei. Per l'incorruttibile, nella Repubblica non c'è posto per i deboli e gli indulgenti. È tempo di pulizie, Lambert. Tempo di pulizie generali. Non ti resta che fuggire o affrontare Robespierre. Voglio vederla, Bio. Voglio vederla. È impossibile. L'ha gettata in una segreta.